Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Io sono Annalisa ed oggi insieme andremo a realizzare questo simpatico cestino porta ovetti di Pasqua. Perché nasce questo cestino? Nasce per i regalini che normalmente io faccio alle maestre di mia figlia o a tutte le persone che voglio bene, voglio fare un pensierino nel periodo pasquale. Ho comprato un po' di cosette da Tiger, tra cui questi piccoli ma graziosissimi pulcini, gli ovetti questi qua che vedete. Diciamo questi un po' più grandicelli, guardate quanto sono carini, hanno anche l'immagine del pulcino e poi ho comprato gli ovetti piccolini, veramente sono sfiziosetti come uovetta di Pasqua e ora ho pensato quindi di realizzarlo per loro, ma poi di condividere anche con voi che potrebbe essere una valida idea, insomma, regalo per la Pasqua che sta arrivando. Cosa ci occorrerà? Io ho questa licra di colore bordeaux. Ma voi potete utilizzare qualsiasi altro tipo di filato, un uncinetto numero 6 e tanta fantasia. Quindi ora iniziamo insieme subito il nostro progetto. Allora, con l'uncinetto numero 6 partiamo subito con la lavorazione in tondo. Quindi prepariamo un cerchio magico, tiro il filo, vedete? E lavoro una, due e tre catenelle che rappresenteranno già una prima maglia alta. Al suo interno andrò a lavorare ancora una maglia alta, quindi siamo a 2, 3, 4. Arriverò ad un totale di 8 punti iniziali. Ecco qua, lavorato gli 8 punti, tiro il mio filo di inizio lavorazione e faccio chiudere il mio cerchio. Opla, ho sfilato anche il lavoro. Ok, il mio cerchio in questo caso è chiuso, andrò a chiudere, vedete, nelle catenelle che abbiamo realizzato prima, nell'archetto delle catenelle, con una maglia bassissima. Ripeto ora un'altra volta 3 catenelle di inizio lavoro e poi all'interno dello stesso io andrò a lavorare un'altra maglia alta. Che succede ora? Che andremo a raddoppiare i punti iniziali. Quindi se io ho 8 punti iniziali nel secondo giro ne avrò 16 perché per ogni punto sottostante io vado a lavorare 2 maglie alte. Vedete? E 2. Una e due. Quindi continuate così, ci vediamo non appena arriviamo all'inizio. Allora, come vedete, io sono qui in questo momento, chiudo di nuovo dentro le maglie, le 3 catenelle e rilavoro di nuovo 3 catenelle come ho fatto all'inizio, ok, della mia lavorazione. Poi nella prima maglia, nel primo archetto, io lavorerò 2 maglie alte, una maglia alta perché la prima è rappresentata dalle 3 catenelle. Poi il punto successivo, ora ne lavoro solo una. Poi nell'altro ancora raddoppio e quindi lavoro 2 maglie alte. Ok? E ora farò questo tutto il giro, cioè sarà un'alternanza di un punto di una maglia alta singola con poi una maglia, 2 maglie alte lavorate nello stesso punto. Ok? Quindi continuate ora così e ci vedremo all'inizio di nuovo del nostro lavoro. Allora, come potete vedere, ho finito il mio terzo giro, stessa procedura, ritorno di nuovo qui e chiudo col mio punto bassissimo. Ora voglio già farvi vedere che diametro abbiamo. Io ho lavorato
un diametro, vedete, di 10 centimetri. Perché ve lo faccio vedere? Perché magari dopo creeremo una base con un cartoncino un po' più rigida da mettere all'interno del nostro portabombone, perché la licra è elastica, quindi potrebbe dare un po' più fastidio. Riprendiamo con i nostri soliti tre punti, come abbiamo fatto prima, ed ora la lavorazione svolgerà come segue. Creeremo delle maglie alte per creare poi questo bordino qua. Ok, quindi come faccio? Lavoro la mia maglia alta, ma la prendo qui, vedete? Al posto di inserire l'uncinetto al centro, che sarebbe la sua naturale esecuzione, gliela prendo in avanti così. Vedete? Ancora. Senza effettuare nessun aumento, quindi questo giro qui non ha nessun aumento. Da questo momento in poi lavoreremo in tondo senza aumentare. Quindi ora fate tutto il perimetro del nostro lavoro, come vedete. Vedete, perché poi la parte che sarà esposta, la parte visiva, sarà questa. Ok, quindi vi creerà la basetta, il bordino di basetta in pratica, di base della nostra lavorazione. Quindi ora continuate così e ci vediamo non appena avrò finito questo primo giro per lavorare poi i prossimi insieme. Allora, vedete, ho chiuso di nuovo col mio punto bassissimo. Guardate come si presenta la lavorazione, vedete? Con il bordino di rilievo. Ora, sempre tre punti alti. E vado a lavorare normalmente, quindi ora la lavorazione ritornerà normale come prima con la mia maglia alta in ogni asolina sottostante. Ok, quindi un giro l'abbiamo fatto già per creare il bordino d'inizio presa con la maglia in avanti. Ora i prossimi due giri saranno lavorati tradizionalmente con la maglia alta presa nell'asolina normale. Ok, quindi nel suo forellino. In totale avremo tre giri in pratica di maglie alte. Quindi lavorate questo, lavorate anche il prossimo e ci vediamo al termine quindi del terzo giro per proseguire insieme poi con la lavorazione. Allora, completati i tre giri, vedete? 1, 2 e 3. Ora da questo momento in poi cosa andrò a fare? Andrò a lavorare ancora un altro giro a maglia alta, ma lascerò qui davanti 10 punti senza lavorarli, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qui, da qui in poi io non lavorerò, mi inserisco un marcapunto perché diciamo che il vano, tra virgolette, perché l'ho voluto fare così a scalare, vedete, con questa parte qui diciamo che è vuota. Quindi questi 10 punti non li lavoreremo, ma lavoreremo tutto quello che viene da dietro. Ok? Quindi normalmente, come stavamo lavorando fino ad ora, continueremo a lavorare i nostri punti alti. Quindi continuate così. E poi dopo ci toccherà fare l'ultimo giro. Veramente cresce molto veloce questo piccolo cestino e io credo che sia anche di bell'effetto, insomma. A me piace. È un'idea carina, no? Per personalizzare un regalo fatto col cuore alle persone che vogliamo bene, insomma. E per me questa è la cosa più importante, mettere sempre un qualcosa di mio nelle cose che faccio, soprattutto per le persone a me care. Eccoci arrivati alla fine. Ecco qua. Quindi, vedete, ho lavorato tutti i punti dietro, tranne questi 10 davanti, che è il vano, diciamo, libero. A questo punto, come si svolge ora la lavorazione, continueremo a lavorare. Allora, 1, 2 e 3 maglie alte, giro, punto successivo lo lavoro normale, con la mia maglia alta, come stiamo facendo fino ad ora, e qui ora c'è una particolarità. Per rendere, diciamo, questa corona un po' più ampia dietro, dovremmo lavorare questo in pratica, questo bordino un po' più vaporoso che la parte dietro del lavoro. Andremo a lavorare una, due, tre, quattro catenelle semplici e poi nel punto successivo lavoriamo una maglia alta. In pratica si crea un archetto, vedete? 1, 2, 3 e 4. Nel punto subito dopo, maglia alta. Vedete?
ancora 1, 2, 3 e 4, punto successivo, maglia alta. Ora continuiamo così fino alla fine, 2, 3 e 4 e poi maglia alta. Allora siamo giunti, vedete qui dove abbiamo le nostre 2, 3 e 4 catenelle e lavoriamo la maglia alta, il nostro punto, scusate ho sbagliato, la nostra maglia alta qui. E ora qui dove ho le catenelle lavoro semplicemente un altro punto alto e finisce così con, diciamo, lo sbuffo arricciato dietro e la parte normale davanti. Ora tagliamo il nostro filo la lavorazione, andiamo a nascondere la codina all'interno del lavoro, diciamo che il primo step è questo, nascondiamo sia questa che quella di inizio lavorazione portandola giù nel nostro lavoro. Volendo lo potete realizzare anche con un cordino taglia, con qualsiasi materiale che avete, magari da rimanente da altre lavorazioni, perché veramente ne occorrerà poco come lavoro. Quindi potete tranquillamente riutilizzare anche i materiali che avete. Taglio. Altro step. Chiudo il cerchio iniziale. Stessa cosa e nascondo anche questa codina qua. E la taglio. Ora sembra tutto deformato perché ovviamente lo sto tiracchiando da tutti i lati. Ora tagliamo uno spezzoncino di ancora di cordino, perché ci occorrerà per il nostro fiocchetto. Come lavoriamo? Semplice, sappiamo che i punti lasciati sono 10, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Io mi posiziono al centro del lavoro, faccio passare, vedete, il mio aghetto da lana all'interno delle asoline e tiro il nastrino. Volendo potete utilizzare anche un nastrino di un altro colore per dare un po' più di contrasto, come preferite insomma. Quindi continuate e voilà, togliamo il nostro famoso marcapunto perché ora non ci occorre più. Ecco qua, ovvio che finita la Pasqua questo potrebbe diventare anche uno sfiziosetto, ma molto carino magari vuota tasca. Vado a riempirlo con le mie uova, volendo anche solo piccoline se non avete le grandi. Ah, scusate, all'interno abbiamo detto che se volete potete mettere anche un cartoncino per rendere un po' più rigida tutta la struttura, come preferite insomma. Poi prenderemo le uova grandi con il disegnino del nostro piccolo pulcino e possiamo dire che la lavorazione è quasi ultimata. Una e due, perché ho posizionato anche le uova all'interno, così se voglio posso anche tirare un pochino. Opla. Ho fatto cadere il mio cuscino, povero, e poi fare il fiocco. Ok, ora non vedo bene con la telecamera, ma il lavoro è completato a questo punto con il fiocchetto e poi andremo a decorarlo con i nostri piccoli pulcini.
Spero che anche questo video vi sia gradito e come sempre vi invito a mettere un pollicino su. A presto per i prossimi progetti creativi e soprattutto buona Pasqua!